Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni che come ogni giovedì, a meno che quando mi sostituisce Francesco, porta avanti la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo e la sera trattiamo degli argomenti un po' più specifici. Allora, questa sera abbiamo concluso praticamente tutto il ciclo relativo agli argomenti scientifici che confermavano quello che era il crogiolo dello stregone. E da stasera, per 4 sere di seguito, parleremo invece del concetto di legge proprio del cattolicesimo, che sono quelle cose che noi come pagani politeisti proprio non vogliamo, però è necessario riuscire a capire perché il cattolicesimo ha fatto tutta questa devastazione dal punto di vista giuridico. Parleremo in pratica per 4 sere, 4 giovedì di seguito, a meno che non debba saltare per turni di lavoro, del concetto di legge proposto da Paolo di Tarso e lo analizzeremo dal punto di vista del paganesimo e della stregoneria. Prima di parlare di questo, comunque, ricordo che sabato sera, terremo il rito dell'equinozio di primavera presso il Bosco Sacro di Jesolo. E le persone sono invitate ad essere presenti sul posto non più tardi delle ore 17. Perché è necessario intanto preparare tutto e poi vorrei partire col rito abbastanza presto in modo di trovarsi anche in pizzeria alla fine rito in orari decenti, cioè in orari praticamente passabili, in modo che le persone che vengono da distante, che vengono anche da fuori, possano dopo riprendere l'automobile per raggiungere le rispettive abitazioni. E questo è una cosa che vorrei quest'anno proprio imporre l'orario massimo dell'arrivo alle ore 17. Tutti i riti che abbiamo fatto finora, da circa 10 anni a questa parte, sono sempre stati caratterizzati da un buon tempo. Anche quando tutto attorno a noi c'era nuvole che arrivavano, che sembravano scatenare chissà che cosa, c'è sempre stata una macchia di sereno che ci ha seguiti e che ci ha attenuato quella che era la pioggia. Praticamente abbiamo sempre fatto il rito con buon tempo. Fino a ieri è piovuto, oggi c'è stato, nel pomeriggio c'è stato un po' di sole. Io mi auguro che per sabato ci sia un pomeriggio, una serata decente, insomma, ecco, che non ci sia pioggia. Comunque le persone che vengono al rito sono pregate di portarsi praticamente anche protezione da eventuali pioggia. Perché io posso chiedere agli dèi quello che voglio, ma non è detto che mi accontentino sempre, per cui attrezzarsi per affrontare le cose è in ogni caso la condizione migliore per partecipare al rito. E, niente, il rito praticamente dura circa un'ora e mezza, non di più. Ci sarà comunella, le chiacchiere, ci sarà il fatto di stare assieme, ci sarà tutte quelle che sono le cose. Poi la sera ci ritroviamo in una pizzeria vicina a mangiare la pizza e continuare a chiacchierare e a discutere delle cose. E il senso del rito è la celebrazione della nascita. La celebrazione della nascita, ogni nascita, le nascite sistematiche, ogni volta che noi ampliamo la nostra percezione, ogni volta che intraprendiamo qualcosa, ogni alba, ogni eos, ogni nuova luce, ogni idea che ci arriva, sono sempre delle nascite, delle trasformazioni continue. Ed è esattamente questo che andiamo a celebrare. L'amico Ivano, nella trasmissione precedente, ha richiamato i riti dell'antica Roma relativi ad Attis e Cibele. Bene, i riti dell'antica Roma di Attis e di Cibele, oltretutto l'uomo verde, l'albero, il pino e i fiori. L'idea di addobbare l'albero di maggio, anche che dopo divenne l'albero di maggio con dei fiori, con degli argomenti floreali,
il tema della morte e della resurrezione, sono tutti temi che venivano celebrati proprio durante le feste di Attis e di Cibele. Queste feste cadevano esattamente all'equinozio di primavera, poco prima e poco dopo, ed erano caratterizzate proprio dalla tristezza delle persone per la morte di Attis, la veglia del corpo di Attis e la resurrezione dopo 3 giorni, per cui la grande festa della resurrezione di Attis. E dopo seguiva un giorno di riposo perché dopo i festeggiamenti era necessario anche riposarsi. Ed erano feste che avvenivano nell'antica Roma. Oltretutto furono feste anche abbastanza tarde, nel senso che la grande madre Cibele venne importata a Roma dalla Siria, mi sembra, in epoca piuttosto tarda. E queste feste di Attis durarono parecchio a Roma, cioè durarono, proprio si sovrapposero all'avvento del cristianesimo, e il cristianesimo delle feste di Attis praticamente elaborò la sua idea della risurrezione del pazzo di Nazareth. La risurrezione del cristianesimo, qualunque tipo di risurrezione, cioè la risurrezione è stata copiata pari pari dal sacrificio di Attis. Non c'è mai stato un pazzo di Nazareth, un Gesù che morisse, non c'è mai stato un Gesù che è risorto, ne sentiremo come Paolo, in Paolo di Tarso invece questa enfasi, e c'erano invece precedentemente tutta una serie di soggetti, tutta una serie di personaggi che morivano, che andavano nel regno dei morti, che ritornavano dal regno dei morti. Per esempio uno di questi personaggi che è abbastanza importante, anche nel Medio Oriente, è Inanna. Inanna è una divinità caldea, una divinità sumera, scusate, che dopo divenne Ishtar, divenne tutta una serie di divinità, e Inanna era la divinità del cielo. La divinità del cielo abbassò lo sguardo verso la terra e decise di scendere in basso, di scendere agli inferi. Mano a mano che superava le porte che la portavano all'interno degli inferi, le guardie, i guardiani delle porte, privavano Inanna del suo potere. Finché arrivata al centro degli inferi, Inanna era completamente senza potere e venne crocifissa. Ma Inanna sapeva questo. Aveva già avvertito Enki, un'altra divinità del cielo, che scese agli inferi, dette l'acqua della vita a Inanna e la fece risorgere. E quando Enki dette l'acqua della vita a Inanna, i guardiani, le divinità della terra, si allontanarono e Inanna risalì al cielo con tutti quelli che stavano agli inferi. E questo racconto, in varie rappresentazioni, in varie sfaccettature, era un racconto che ha attraversato tutto l'Oriente, ha attraversato tutta la storia d'Oriente. Ed è un racconto che praticamente entrava nelle leggende. Per cui quello che è il concetto di resurrezione del cristianesimo è quanto di più squallido, di più vigliacco e di più viscido i cristiani si potevano inventare, perché hanno derubato le persone religiose delle loro storie e delle loro rappresentazioni per usarle per stuprare bambini, perché alla fin fine solo per questo gli servivano. Cioè hanno usato quello che è il sentimento religioso delle persone per stuprare bambini. Cioè se c'è, ci sono forme per cui i cristiani vanno disprezzati, sono esattamente queste. Dopodiché tutto ciò che è delitto, tutto ciò che è reato, tutto ciò che è distruzione dell'uomo è conseguenza a questo. Non è altro che un normale sviluppo di questo furto finalizzato a sottomettere le persone. E lo vedremo proprio all'interno del discorso della legge di sua legge, commento che facciamo di Paolo di Tarso. Il commento a Paolo di Tarso è preso da un pezzo di Paolo di Tarso della lettera ai Romani.
ed è esat va esattamente da Romani 7 a tutto il 7 a Romani 8 da 1 a 11. Ora, questi pezzi da Romani 7, da ro lettera dei Romani 7 a 8, dall'1 all'11, vengono divise dalla Bibbia delle edizioni paoline con quattro titoli. Ebbene, questi quattro titoli io li ho usati per titolare i quattro capitoli del commento al concetto di legge di Paolo di Tarso. E i quattro capitoli sono: 1, che è il 7, liberazione dalla servitù della legge, e va 7 dall'1 al 6. Secondo, la legge provoca trasgressioni, ed è 7 che va dal 7 al 12, versetto dal 7 al 12. Il terzo capitolo è la legge non è causa di morte, e va dal 7,13 al 7,25, e lo stato felice del giustificato, che è l'8 sempre della lettera ai Romani, e va dall'1 al versetto 11. Praticamente sono delle parti abbastanza consistenti. Prima di leggervi il pezzo, comunque, la prima parte, liberazione dalla servitù della legge, voglio darvi un quadro generale. Nel senso che noi abbiamo quattro capitoli, proviamo a leggerli di seguito. Liberazione dalla servitù della legge. La legge provoca trasgressioni, la legge non è causa di morte, lo stato felice del giustificato. Bene, in questi quattro capitoli Paolo di Tarso fa un'operazione che penso nella storia di più squallido, non so, io uso sempre termini anche abbastanza assoluti, di più squallido non si sia visto, no? Però ogni volta mi accorgo che esiste ancora di più squallido, è come quello che dice, più in basso di così non si può cadere, oppure, non so, quando si raschia il fondo della botte, cioè, non c'è più niente. E dopo ci si accorge che magari da sotto, proprio più in basso, da sotto c'è qualcuno che bussa, cioè c'è un sempre più in basso, oppure c'è sempre qualcosa di più squallido che viene fuori proprio dall'ideologia cristiana e che ha come finalità la distruzione dell'uomo. Ebbene, questa operazione che fa Paolo di Tarso, in questi quattro capitoli, cos'è che dice in riassunto in soldoni? In liberazione dalla servitù della legge dice: noi come cristiani non possiamo più essere sottomessi alla legge. Nella legge provoca trasgressioni, dice, la legge determina il peccato, cioè determina la trasgressione, determina il reato. 3, cioè il reato c'è perché c'è la legge. 3, la legge non è causa di morte se io la impongo agli altri. 4, lo stato felice del giustificato. Se io sono giustificato attraverso lo spirito, perché agisco in funzione dello spirito, posso ammazzarvi tutti. Non commetto nessun reato. Cioè, adesso passeremo capitolo per capitolo e ogni sera, di giovedì sera, ne faremo questi quattro capitoli. Il quadro complessivo è questo. Gesù Cristo mi ha liberato dalla legge. Dunque, io faccio una setta al di fuori della società civile e per la legge sono morto. 2. La legge ha provocato il reato. Cioè, non è che io ho fatto delle cose per cui la legge ha determinato il reato, ma l'esistenza della legge ha determinato il reato, cioè ha determinato il peccato. Ed è proprio perché c'è la legge che io sono morto, cioè che io sono stato condannato. Non perché io ho fatto delle cose e allora è stato necessario fare la legge. Ma proprio perché esiste la legge, io sono nel peccato. Terzo, la legge, visto che io sono morto, la legge non si può più applicare a me perché io appartengo a Cristo, sono fuori dalla società civile, però la legge io, che sono fuori, la applico agli altri. Quale legge? Quella che voglio io.
E infine io posso massacrarli tutti gli altri, perché io ho lo stato felice del giustificato. Cioè io agisco in funzione dello spirito e non in funzione della carne. Per cui io determino ciò che è carne e ciò che è spirito e mi autoproclamo il diritto di macellare le persone. Questo, in soldoni, in sintesi, è il concetto della legge di Paolo di Tarso. E questa sera faremo la prima parte. Liberazione dalla servitù della legge. Scrive Paolo di Tarso nella lettera ai Romani. Ignorate forse, o fratelli, parlo a persone che conoscono la legge, che la legge ha forza sull'uomo finché egli vive. E infatti, una donna maritata è legata per legge a suo marito finché egli vive. Ma se il marito muore, essa è sciolta dalla legge che la legava al marito. Quindi sarà chiamata adultera se, vivendo il marito, si dona a un altro uomo. Ma se il marito muore, è sciolta dalla legge, per cui non è più adultera se si dona a un altro uomo. Così anche voi, fratelli, mediante il corpo di Cristo, siete già morti alla legge per essere di un altro, di colui che risuscitò i morti, affinché noi fruttifichiamo per Dio. Infatti, quando eravamo ancora nella carne, le passioni dei peccati provocate dalla legge agivano sulle nostre membra, in modo che noi frutticavamo per la morte. Ora invece siamo liberati dalla legge, essendo morti a ciò che ci teneva soggetti, affinché serviamo in uno spirito nuovo e non più nella vecchiezza della lettera. Romani 7, 1, 6. Questo è ciò che dice Paolo di Tarso. Il concetto di legge usato da Paolo si riferisce sia alla legge civile che alla legge ebraica. Le due cose non differiscono, in quanto, dal punto di vista della Bibbia, le due cose coincidono. Noi che viviamo nella società del 2000 abbiamo la necessità di precisare le due cose, in quanto le riflessioni che vengono fatte sugli intenti e sugli effetti delle affermazioni di Paolo sono varie e molteplici, a seconda di come si è modificata la società civile nel corso degli ultimi secoli. Perché le riflessioni sono molteplici? Perché il cristianesimo è ambiguo, come Paolo di Tarso. Gli intenti del cristianesimo non sono quelli di costruire una dottrina che sia funzionale al divenire dell'uomo, ma sono quelli di ottenere la sottomissione dell'uomo in tutte le situazioni sociali e culturali che la storia può presentare, adattare la dottrina alle esigenze di sottomettere le persone in relazione alla cultura dell'attuale società civile. Dirà la Chiesa Cattolica: non siamo stati noi a bruciare le persone, noi le abbiamo consegnate alla società civile, è stata la società civile a bruciarle. È un banale trucco retorico per non assumersi la responsabilità di genocidio, che vuole distrarre l'attenzione dell'ascoltatore dal controllo militare che la Chiesa Cattolica esercitava sulla società civile. Paolo di Tarso inizia il suo discorso relativo alla legge partendo da un esempio particolare che nella società di oggi leggeremo come gli effetti della legge divina sulle leggi della società civile. Ed è questo esempio che ci deve guidare nel commentare il discorso in relazione alla legge, fatto da Paolo di Tarso, al fine di capire la relazione che ha nei confronti della legge la Chiesa Cattolica. Dice Paolo di Tarso: ignorate forse, fratelli, parlo a persone che conoscono la legge, che la legge ha forza sull'uomo finché egli vive. Infatti una donna maritata è legata per legge a suo marito finché egli vive, ma se il marito muore, essa è sciolta dalla legge che la legava al marito, quindi sarà chiamata adultera se vivendo il marito si dona a un altro uomo. Ma se il marito muore, è sciolta dalla legge per cui non è più adultera se si dona a un altro uomo. Lettera ai Romani 7:1-3. La legge è obbligo e repressione. La legge obbliga ad un comportamento. Dentro la legge sei approvato, violando la legge sei condannato. Il concetto di legge in cui Paolo di Tarso si muove
è la regola dettata dal padrone in funzione di se stesso. Questo, del resto, è il tipo di legge proprio della Bibbia. Non troviamo mai nella Bibbia il concetto di legge proprio dello spirito della legge di Hammurabi. Dice Hammurabi: allora gli dei Anu ed Enki, per migliorare il benessere del popolo, hanno chiamato me Hammurabi, il principe devoto che venera gli dei, perché proclamassi la giustizia nel paese, distruggessi il male e la malvagità, non permettessi al forte di opprimere il debole e sorgessi come il dio sole Samas sull'umanità ad illuminare il paese. Questo spirito risorgerà dopo l'imposizione della Magna Carta ad opera di nobili inglesi a Giovanni Senza Terra e si farà strada fra molta fatica nella società umana. Risorgerà praticamente intorno al 1200. In Paolo di Tarso non esiste il concetto di legge che protegge, ma solo il concetto di legge che reprime. La legge, secondo Paolo di Tarso, è fatta per i vivi. E qui prende forma la prima idea retorica di Paolo di Tarso. È sufficiente morire perché la legge non abbia effetti. Il morire, inteso da Paolo di Tarso, non è la fine del corpo fisico, ma è il sottrarsi alla legge, afferma Paolo di Tarso. Se io mi sottraggo alla legge, per la legge sono morto. In questo caso la legge non mi può perseguitare né imporre un obbligo. Le implicazioni di questo sono molteplici. Innanzitutto è necessario sottrarsi alla società civile, al controllo che ha la società civile per far applicare la legge. La società civile è un insieme di diritti e doveri. In ogni società, sia antica che moderna, al di là dell'opinione che noi possiamo avere dei diritti e dei doveri socialmente imposti. Un insieme di diritti e doveri che tendono a mantenere un equilibrio all'interno del sistema sociale per agire opportunamente verso l'esterno del sistema sociale stesso. Se ci si sottrae al sistema sociale e alle sue regole, anziché modificare le regole del sistema sociale, si crea una forma di squilibrio e si indebolisce il sistema sociale, il quale inevitabilmente sarà costretto ad una nuova forma di riadattamento giuridico al proprio interno. Sottrarsi alla legge è il primo atto di guerra che il cristianesimo nascente dichiara alla società civile, dove l'intento del sottrarsi alla legge non sta nel tentativo di stabilire nuove regole e nuove norme, ma nel tentativo di danneggiare il sistema sociale, indebolirne la coesione, al fine di dominarne gli individui. Le persone che si riuniscono attorno a Paolo di Tarso sperano di poter sottrarsi alla legge civile, in quanto considerano se stessi morti nei confronti della legge, ma vengono da Paolo di Tarso sottomessi ad una nuova e diversa legge. Così le persone che sono indotte ad accettare il passaggio nella nuova setta religiosa di Paolo di Tarso, vengono convinte di essere liberate dalla legge che le opprimeva. Queste persone hanno una percezione emotiva degli ostacoli che nella loro vita sono posti dalle leggi esistenti, ma non hanno consapevolezza degli effetti che implica accettare le regole della nuova setta di Paolo di Tarso. Le nuove regole nella setta vengono imposte alle persone con altrettanta determinazione che le regole nella società civile, solo che nella testa delle persone che partecipano alla setta scatta un meccanismo emozionale. Le regole della società civile le conoscono, le regole della setta le immaginano, cioè sulle regole della setta proiettano le loro aspettative di violazione delle regole della società civile. Proprio questa impostazione data da Paolo di Tarso è vincente nell'afferrare le aspettative degli strati sociali deboli della società civile e usarli per destabilizzare la società civile stessa nel suo insieme attraverso la creazione di illusioni e di aspettative in persone inconsapevoli. Dice Paolo di Tarso: così anche voi, fratelli,
mediante il corpo di Cristo, siete già morti alla legge per essere di un altro, di colui che risuscitò i morti, affinché noi fruttifichiamo per Dio. Difatti, quando eravamo ancora nella carne, le passioni dei peccati provocate dalla legge agivano nelle nostre membra, in modo che noi fruttificavamo per la morte. Ora invece siamo liberati dalla legge, essendo morti a ciò che ci teneva soggetti, affinché serviamo in uno spirito nuovo e non più nella vecchiezza della lettera. Romani 7:1-6. Si passa dal concetto di essere sottoposti alla legge al concetto di essere di un altro, colui che risuscitò i morti. Essere sottoposti alla legge ed essere di un altro non sono due condizioni antagoniste, o meglio, sono due condizioni antagoniste, ma mentre essere sottoposti alla legge significa avere una struttura comunque oggettiva che determina il comportamento delle persone, essere di un altro significa essere sottoposti a una soggettività che determina essa stessa la legge, cioè ciò che la soggettività afferma è legge. Tanto per essere chiaro. La legge, concetto oggettivo che si impone a tutti i soggetti di una società, viene negata per sottomettere i soggetti ad una volontà soggettiva che si sottrae all'oggettività della legge. In parole povere, gli individui vengono sottomessi alla volontà di un padrone che fa di loro quello che vuole. Inizialmente quel padrone è un soggetto astratto, Gesù Cristo, non è mai esistito. Poi diventa un padrone effettivo nella figura di Paolo di Tarso, nella figura di vari papi e nella gerarchia che la nuova setta, che voleva sottrarre le persone alla legge, impone alle persone. Per ottenere questo, Paolo di Tarso inizia il gioco retorico, finalizzato alla colpevolizzazione degli individui, alla repressione dei loro bisogni, allo stupro delle loro emozioni, il cui scopo è quello di sottrarre gli individui alla legge al fine di trasformarli in bestiame a disposizione del padrone fin nel loro intimo. Devono aderire al loro padrone con tutto il loro cuore, con tutte le loro emozioni. Solo in questo modo il padrone, o chi ne fa le veci, ha la sicurezza di poterli dominare. Nella seconda parte del testo che stiamo analizzando, Paolo sposta il problema dal sociale all'individuale. Il suo scopo è distruggere la società civile mediante la cooptazione nella setta degli individui. Affinché questo funzioni, gli individui devono essere portati a pensare di essere una sorta di Superman, degli eletti, di avere un grande destino, di essere delle persone speciali nella società in cui vivono, sia che nella società civile siano schiavi, sia che siano dei potenti o dei padroni. Tre elementi caratterizzano la seconda parte: morti alla legge e divenuti di proprietà di un altro, primo. Due, le passioni dei peccati erano provocati dalla legge. Tre, uguaglianza, legge e peccati dai quali si è liberati. Il passaggio logico operato da Paolo di Tarso è il seguente: la legge provoca il peccato. Il peccato è la condanna del soggetto. Sottrarsi alla legge per sottomettersi ad un altro, da cui un altro determina la sua legge, ti amerà finché farai ciò che lui vuole. Se non farai ciò che lui vuole, lui ti ucciderà in quanto tu avrai peccato contro di lui. Ed è in questa forma che diventa del tutto logico quanto scrive tale Santa Margherita Maria Alacoque, tratto da Jean Delumeau, Il peccato e la paura, edizione Il Mulino, pagina 542. Tutto pare che mi condanni ad un supplizio eterno. Tutto quanto il bene che riuscirò a fare non potrebbe riparare la più piccola delle mie colpe, se non intervieni tu, Signore. Sono un debitore insolvibile, lo vedi bene, o mio divin maestro,
Gettami in carcere, lo voglio, purché sia incarcerata nel tuo sacro cuore. Paolo di Tarso concepisce soltanto la legge come repressione. In quest'ottica, fin tanto che la legge non reprime il gesto in sé libero da reato è libero da peccato. Paolo di Tarso non ha il concetto del gesto che danneggia e la legge si limita a riconoscere che facendo un danno quel gesto va condannato. Per Paolo di Tarso la legge non determina la condanna per il gesto che danneggia, ma riconosce nel gesto il peccato al di là della qualità e degli effetti prodotti dal gesto. È come se dicessimo, la legge determina che quel gesto danneggia. No, non è così. La legge nella società civile riconosce il reato in quanto il gesto provoca un danno, non determina il danno, la legge. E in effetti il cristianesimo ha rivoluzionato il concetto di legge dell'antico impero romano. Col cristianesimo non si ha più la legge che garantisce il cittadino, ma si ha la legge che condanna la persona individuando i gesti per i quali può essere condannata, al di là che quei gesti o quei comportamenti provocano danno o meno. Tipo, non dovete fare l'amore. Ma che te ne frega a te di quello che faccio io? Voi non dovete fare l'amore se non peccate. Ma a te che cavolo te ne frega? Voi non dovete fare l'amore perché fate peccato. Ma a te che cavolo te ne frega cosa faccio io? Voi non dovete fare l'amore se non fate peccato. Ma a te che cosa te ne frega? E come cosa me ne frega? Come faccio io a costringervi in ginocchio se voi potete esprimere le vostre emozioni, le vostre passioni? Come faccio io a costringere in ginocchio i vostri figli se voi continuate a manifestare i vostri bisogni? Dovete reprimerli quei bisogni perché sono peccato, l'ho deciso io, l'ho stabilita io la legge. E con questo viene distrutta la struttura emotiva delle persone. In effetti, il cristianesimo ha rivoluzionato il concetto di legge dell'antico impero romano. Col cristianesimo non si ha più la legge che garantisce il cittadino, ma si ha la legge che condanna la persona individuando i gesti per i quali essere condannata, al di là che quei gesti o quei comportamenti provocano danno o meno. Con questa impostazione, voluta da Paolo di Tarso e imposta all'interno della sua comunità e per estensione propria da tutto il cristianesimo, la società civile, egli stesso non può più dire al soldato romano: rispettami perché sono un cittadino romano, ma dovrà sottomettersi e chiedere perdono. Così sarà quando il cristianesimo diventerà padrone delle società civili e imporrà le sue leggi agli uomini per la sua gloria. Questo è scritto a Marghera, 21 febbraio 2006. Vi ricordo che questo è il primo aspetto della legge in Paolo di Tarso. Cioè, il primo trucco retorico è questo: se tu vieni nella nostra setta, nella setta dei cristiani, per la legge civile sei morto. Pertanto, tu non sei più responsabile dei reati che la legge civile determina come reati, perché tu per quella legge sei morto. Cristo è morto per i peccati del mondo. È proprio perché tu sei uno di Cristo, cioè sei in Cristo, hai lo spirito di Cristo, tu sei morto per la legge. E le conseguenze non sono mica così scarse, perché vedremo come nelle altre puntate, negli altri programmi serali, come questo alla fin fine va a portare allo sterminio dei popoli. Cioè, l'essenza stessa dello sterminio dei popoli noi lo potremmo vedere perché alla fin fine, quando il cristiano diventa setta, cioè è morto alla legge, impone alla società civile, con i rapporti di forza, tutto quello che lui vuole. E andrà avanti per 1600 anni a sterminare tutti gli uomini e tutti i popoli della società civile. La prossima parte che faremo giovedì sera, giovedì prossimo, sarà relativa alla legge provoca trasgressioni. Vi ricordo che tutti questi pezzi, cioè tutti e quattro questi pezzi relativi a Paolo di Tarso e alla legge, li trovate su internet, al sito www.federazionepagana.it. Li potete trovare anche più semplicemente cercando Paolo di Tarso in Google.
Perché ormai ho visto che hanno circa, questo mese hanno avuto un 150-200 visite queste pagine, più o meno una cosa del genere. Per cui sono abbastanza frequentate, abbastanza lette, abbastanza viste. Sempre in internet, trovate naturalmente tutto quello che viene fatto per radio. E tutto quello che viene fatto per radio viene anche caricato in internet, per cui i testi sono a disposizione gratuita delle persone che vi possono accedere. Sta succedendo delle situazioni abbastanza divertenti, cioè praticamente cosa è successo? È successo che da 20 anni fa, da quando c'era la New Age, da quando, diciamo così, i gruppi un po' sono cominciati a nascere, questi gruppi religiosi alternativi, le cose sono morte un po' alla volta. Cioè, la necessità di liberazione della persona è una cosa, la realtà con cui una persona va a liberarsi è un'altra. È come quando parliamo di cristianesimo, di religione, un conto è il gioco dell'apparenza che viene messo dalla società civile, cioè la società civile e la religione cattolica ti dicono loro che cos'è religione. E un conto è che invece vai ad afferrare esattamente che cosa significa religione dal punto di vista culturale, emozionale, dal punto di vista della vita degli uomini. Ebbene, è difficile che le persone riescano a capire che cosa significa fare religione. Le peculiarità di manifestare un sentimento religioso e manifestare un'ideologia, un modo di vivere religioso. Di solito le persone per religione intendono ciò che la Chiesa Cattolica propaganda per religione, ma non riescono a capire che per fare religione è necessario fare delle cose diverse. Cioè, fare religione significa fare un lavoro di analisi della società civile che ci permette, la società civile che ci permette di comprendere qual è la relazione dell'uomo con se stesso, col mondo che lo circonda e con le trasformazioni e col tempo, e riuscire ad individuare quelli che sono gli ostacoli che bloccano il divenire e la trasformazione dell'individuo. Nella società civile ci sono stati molti tentativi di costruire delle religioni, però in realtà questi tentativi di costruire delle religioni non erano altro che dei scimmiottamenti di quello che era la propaganda cattolica. La New Age, da quando è nata e quando i gruppi hanno cominciato un po' a nascere, a muoversi nella società civile, proprio dalla fine del 68, diciamo dopo, non ha fatto altro che scimmiottare quello che era la propaganda cristiana. Da quando è nato il paganesimo, possiamo datarlo circa 10-12 anni fa, all'interno del, cioè come processo divenuto pubblico, il paganesimo, ha cominciato a rompere quelli che erano invece gli schemi fissati dal cristianesimo, cioè si trattava di far religione perché la religione è il divenire dell'uomo. E da allora il paganesimo ha cominciato ad analizzare sistematicamente quelli che erano gli ostacoli che venivano frapposti alla vita dell'uomo, alle relazioni fra l'uomo e il mondo, alle trasformazioni, ai mutamenti della vita. E praticamente il paganesimo ha riassunto su di sé, ha preso su di sé quelli che erano i percorsi di conoscenza che erano propri della stregoneria. Fino a prima, 12 anni fa, questo era quasi impossibile che avvenisse. Cioè, anche se io ho cominciato prima, Francesco ha cominciato prima, altre persone hanno cominciato prima, in giro per il mondo abbiamo visto che ci sono almeno qualche centinaia di persone che hanno cominciato prima, diciamo, di 12 anni fa. Però alla fin fine erano persone isolate, cioè, o piccolissimi gruppi che hanno cominciato il loro percorso. Però solo da allora è cominciato in giro per il mondo un lavoro sistematico. Questo lavoro sistematico si è scontrato inizialmente con
I resti della New Age, i resti dei Vicchia, i resti di tutta una serie di personaggi, tutta una serie di soggetti che non facevano altro, che non facevano, non fanno altro che manifestare quella che è la religiosità venduta come propaganda dai cristiani. Ed è la cosa più grave, perché queste persone in realtà hanno sì dentro di sé una spinta che li porta verso l'esterno, ma hanno una struttura emotiva che è bloccata da quello che è stata la manipolazione mentale che hanno subito ad opera dei cristiani. Da quando abbiamo cominciato a mettere i testi in internet, le cose hanno cominciato a cambiare. Cioè, mentre inizialmente eravamo convinti che crescendo, manifestando le nostre idee, avremmo aggregato sistematicamente delle persone, adesso sappiamo che l'aggregazione delle persone resta quello che è, cioè nel senso che soltanto alcune persone sensibili riescono ad arrivare ad affiancarci a noi, e questo ci fa molto piacere perché sono degli amici che camminano assieme. Però in realtà è la struttura di pensiero, è la visione del mondo che si sta incuneando nella società civile. Cioè è come se la società civile avesse un bisogno assoluto del paganesimo, e il recepimento, no, non è giusto, vabbè, insomma, il recepire quello che sono i principi del paganesimo sta avvenendo a livello quasi istintuale di centinaia e centinaia di persone che si dedicano all'informazione. Io non sono in grado di sapere quant'è l'impatto di quello che sto facendo, cioè del lavoro che stiamo facendo in pratica sulla società civile. Però se facciamo due conti, che per il momento sono una media di 600 pagine al giorno aperte in internet, calcolando una media di 200 persone che vengono al giorno da anni, perché dal 1999 ci sono queste pagine in internet, scritte più o meno bene, non è importante. Praticamente sono circa 7 anni che le pagine in internet hanno un impatto all'interno della società civile. Cioè, molti principi che abbiamo scritto in internet, che abbiamo messo, che abbiamo elaborato, stanno diventando parte integrante di questo sistema sociale. Ed è esattamente l'operazione che ci interessava fare. Cioè, non tanto la costruzione di un gruppo, che ci fa piacere, torno a ripetere, che questo avvenga, quanto il riuscire a far scorrere velocemente le idee e sollecitare le tensioni e le pulsioni all'interno degli uomini affinché questi vadano alla ricerca del nuovo che sta crescendo e di un modo diverso di rapportarsi col mondo, di rapportarsi all'interno della società civile. Questo è avvenuto nel corso degli ultimi 6 anni. Ripeto, nei controlli che ho io all'interno di internet mi dà una media di 600 pagine aperte al giorno. 600 pagine aperte al giorno significa 18.000 pagine al mese. Ma questo livello di crescendo, che è arrivato a 18 e anche a 20.000 alcuni mesi scorsi, di pagine aperte al mese, è un crescendo che va avanti dal 1999. Sicuramente i cattolici, le università cattoliche si sono analizzati molti scritti per quello che un cattolico riesce a fare, naturalmente, però sono ancora migliaia e migliaia di persone che hanno letto migliaia e migliaia di pagine, posso andare sul mezzo milione di pagine, e che sanno di ciò che sta avvenendo, di ciò che sta crescendo. Voglio farvi solo un esempio. Non ho i dati in chiaro, cioè non ho i dati assoluti perché non li ho segnati, li ho visti soltanto oggi in internet. Franco ha messo un contatore sulla pagina d'archivio in cui carica in internet queste trasmissioni, cioè queste trasmissioni radiofoniche che vengono fatte da Radio Gamma 5. Queste trasmissioni radiofoniche vengono caricate in internet, messe in una pagina archivio, e vengono messe a disposizione delle persone che possono aprirle, è in formato MP3, possono aprirle e ascoltarle.
Bene, da quando ha messo su il contatore, credo meno di 2 mesi fa, abbiamo avuto 1500-1700 persone che hanno aperto all'incirca un 2000 pagine in MP3, cioè praticamente si sono ascoltate 2000 trasmissioni scaricate internet, trasmissioni di anni precedenti o trasmissioni precedenti per l'argomento che gli interessava, perché Franco mette anche molti argomenti, cioè dalla definizione degli argomenti interni, per cui praticamente circa 2000 persone sono venute, circa 2 mesi, neanche scarsi, a prelevarsi pagine in MP3. Tanto per fare un... E questo è fuori dai dati delle 18-20 mila pagine scritte che vi davo precedentemente. Fate un po' voi quanto è l'impatto all'interno della società civile, perché non si tratta di pagine leggere. I lavori che vi presento qui per radio sono lavori piuttosto profondi, sono lavori piuttosto corposi. Questo lavoro qui su Paolo di Tarso ormai occupa qualcosa come circa 220 mila caratteri, cioè all'incirca un mezzo libro. Ed è stato fatto in circa 4 mesi e mezzo, dopo che mi sono fermato un attimo per trattare le Upanishad. Le Upanishad vediche, che fra poco riprenderò comunque la discussione. Per telefonare a Radiogamma 049 700 700 e 049 700 838. Da quando è arrivato internet abbiamo potuto dare una diffusione a livello internazionale. Questa diffusione a livello internazionale è arrivata in un momento storico in cui la Wicca, o i movimenti, diciamo così, pagani, fra virgolette, erano in sviluppo e i nostri discorsi venivano visti da loro in maniera, diciamo così, un po' sospettosa. Nel senso che l'idea che loro avevano di religione era l'idea che gli dava il cristianesimo. E non avevano la capacità di analisi e di critica del presente, dell'esistente, all'interno della quale andare a costruire il nuovo, andare a costruire il proprio sentimento religioso, le proprie relazioni col mondo. Cioè avevano praticamente paura di diventare dei protagonisti della vita pubblica, della vita sociale, della vita religiosa del paese. Da quando siamo arrivati noi abbiamo fatto un po' di piazza pulita. Abbiamo fatto piazza pulita, per esempio, dei gruppi antisette. I gruppi antisette che si divertivano andare in giro a sputtanare le persone, a diffamarle, a diffamare tutti quelli che facevano religioni diverse da loro, e là ne abbiamo fatto un bel po' di pulizia. Cioè, in pratica abbiamo dimostrato che i veri criminali contro la società civile erano loro. Pronto? Claudio, Ciao! volevo darti un saluto solo perché volevo salutarti. Grazie. Perché per tirare fuori la Bibbia, state trino nella lettera ai Romani, e Dio Magnale, ora ho detto che era massa impegnativo, ora ho detto bene che aspetta che telefono fa un saluto. Va bene. Grazie, Mano. Ottimo comunque, come solito, mi piace ascoltarti, anche se non telefono, Va bene. ti ascolto volentieri. Sempre come sempre, insomma, E ecco. beh. È chiaro. Ok, Ok. Ivano. Ciao, Ciao, buon buonanotte. tempo, ciao. Ciao, ciao. Allora, praticamente dicevamo qui, queste persone mancavano proprio del coraggio di affrontare la vita. La prima volta, cosa che abbiamo fatto è stata sta pulizia di queste antisette cristiane che comunque lavorano ancora, cioè comunque continuano a sputtanare le persone, a sputare merda, a diffamare, a offendere, cioè comunque ci sono, non è che siano sparite dalla circolazione. E in questo siamo stati favoriti da tutta una serie di sentenze che sono uscite dalla Corte Costituzionale. Cioè, la Corte Costituzionale, parlando di libertà religiosa, ci ha aiutato in questo. Un'altra cosa che abbiamo dovuto fare è stata quella di mettere in internet i nostri riti religiosi. Perché? Perché proprio per la diffamazione che le sette che i cattolici facevano,
sputtanavano e criminalizzavano tutti quelli che facevano riti religiosi, non solo, ma dicevano anche agli altri come gli altri avrebbero dovuto fare i loro riti religiosi. Allora, cosa che abbiamo fatto? Abbiamo preso i nostri riti religiosi, abbiamo messo le sequenze, preso le sequenze fotografiche e le abbiamo messe in internet. Pronto? Sì? L'uso di internet Sì? è un uso per pochi specialisti e Come no? questo lo ammettiamo. Comunque, 8 milioni di persone. sì, esatto, ma rispetto diciamo, alla stragrande maggioranza è una condizione di specialisti, quindi è difficile trarne anche una valutazione statistica, soprattutto l'apertura di finestre, diciamo, più che la chiusura. Però c'è gente effettivamente che vuole sputtanarvi e quelli mi danno fastidio anche a me. E quello non va bene. Ma io sono convinto che internet falsa un po' le ragioni di una. Dipende sempre da cosa uno cerca e No, come quello lo che ti ho detto cerca. appunto, l'apertura e la chiusura di certe finestre, per esempio. Tu sai cosa vuol dire in termini, in gergo? Non so cosa tu voglia dire veramente. No, ma tu lo sai però cosa. Certo, so cosa significa aprire delle finestre, ma cosa significa questo? Passare di risico, cioè presentare con internet ciò che internet non è. Può essere un falso internet Ma non esiste sta roba anche. Eh no, qua. purtroppo i vostri denigratori hanno questo sistema. I nostri denigratori sono riusciti a fare addirittura un sito per sputtanarci. E Ma allora. va bene, non c'è. Tu pensi che sia una condizione di specialisti della tecnologia e non gente Ma no! sincera? Ma va bene, ma che c'entra questo? Non c'entra con la sincerità. Sì, ma tu Cioè. hai parlato di statistica, se non Sì, va sbaglio. bene, ma io ho parlato di numeri, numeri che posso io Ma non raccogliere. puoi entrare un termine statistico però. Se parli di numeri vieni d'accordo con me perché io sono molto generoso con la Vabbè. matematica. Ok, dai. Beh, vai, Va bene. ciao. Ciao, ciao, ciao. Va bene, chiudo qui la trasmissione, Magia Stregoneria e Paganismo. Vi ricordo comunque che su internet trovate tutto perché caricherò sempre tutto in modo che sia sempre chiaro quello che stiamo facendo e gli intenti di quello che facciamo. Io vi do appuntamento per giovedì prossimo, continueremo con la seconda parte del commento alla legge di Tasso, parleremo la legge provoca trasgressioni e poi andremo avanti avanti. E niente, appuntamento naturalmente sabato presso il Bosco Sacro di Jesolo, entro le ore 17, mi raccomando, celebreremo l'equinozio di primavera, celebreremo la nascita e se a qualcuno fa piacere celebreremo Attis che risorge. Però io, sacerdote di Attis e di Cibele, non lo faccio, e invito tutti a non farlo. Allora, arrivederci a tutti ancora con trasmissione magia, stregoneria e paganesimo. Ciao, metto immediatamente sulla pubblicità, ciao ancora.